Ciao ragazzi e ciao ragazzi. Allora, mi sono messa in un angolino ombroso, sto approfittando prima che il sole invada completamente tutto il territorio perché fa veramente troppo caldo per stare al sole a fare il video. Quindi ho invaso questo piccolo angolino ombroso, mi sta predando la schiena perché una zanzara mi ha ucciso. E niente, mi sono messa sotto alla casa al mare dove abbiamo la piscina. Volevo fare il video sfondo, con lo sfondo piscina, non per fare la ragazza figa americana o per vantarmi assolutamente, ma volevo semplicemente mettere uno sfondo un pochino più estivo. Però la mia cosa è fallita perché sono contro luce, per cui si vedeva lo sfondo tutto bello luminoso e me nera. Forse sarebbe stato meglio se non mi avessi vista, perché se non mi avreste... Vabbè, insomma, se non mi vedevate era meglio, non so più parlare in modo normale perché sono completamente struccata e sono praticamente uno zombie, cioè sono abbronzata, però comunque vabbè, non sto dormendo tantissimo, mi sto sforzando di svegliarmi tutti i giorni un pochino più presto per abituarmi alla sveglia futura. E quindi cosa stavo dicendo? Niente, comunque alla fine mi sono messa con lo sfondo qua erboso perché sennò ero contro luce. Comunque non ve ne fregava niente. Allora, avrete sicuramente già visto la serie Back to School, che devo ancora registrare, però che caricherò prima. Spero di fare in tempo per chi comincia tipo il 6 settembre, perché altrimenti potrei ammazzarmi, anzi mi ammazzereste voi. E niente, in questo video, cercando di non morire di caldo e di varie cose, vi faccio vedere i miei prodottini preferiti, insomma prodotti sparsi, sia prodotti di beauty che di make-up, poche cose di make-up, libri, musica, insomma i soliti preferiti cumulativi un po' di quest'estate, perché non ho fatto né i preferiti di luglio né quelli di agosto appunto per fare questo video, che ovviamente sarà sempre in collaborazione con la dolcissima Carol, a cui mando un bacione enorme. Ciao Carol, vi lascio ovviamente il link del suo canale e del video nell'info box, perché dovete assolutamente vedere i suoi video perché è una ragazza fantastica e che tra l'altro sta sul suo Instagram, se la seguite vi lascerò anche il suo nome di Instagram. Ha messo delle foto bellissime su attacco quando era andata a Malta e sono delle foto veramente stupende. Comunque, ho qui un cestino di paglia fantastico che ho riciclato dentro casa con tutte le cosine che devo mostrarvi. Ho dovuto fare una corsa su a prendere delle cose che devo farvi vedere, che ovviamente mi ero dimenticata. E nulla, quindi direi di cominciare subito, perché altrimenti se faccio un video lungo poi il sole mi invade e probabilmente morirei. Un prodotto che mi ha completamente rivoluzionato i capelli, cioè nel senso sono rimasta estasiata, è questo balsamo qui. Questo è il balsamo di Splendor, Fiori e Bacche di Ribes. È praticamente la stessa linea di quello famosissimo al cocco con il tappo giallo, insomma, che io ho usato e che ho anche terminato quest'estate e mi piace un sacco. Ma questo idrata tipo di 100 volte di più, è fantastico, lascia un buonissimo profumo, ha un inci veramente ottimo, mi piace tantissimo questo balsamo. Sono 300 ml, io l'ho comprato alla Coop che a Roma io non riesco a trovare, però so che dalla Coop si può trovare, si può comprare online, quindi io vedrò se oltre a fare la spesa di cibo si possono anche comprare i prodotti tipo quelli della linea Vivi Verde Coop, di cui ho comprato due cose che però ancora non ho ben testato, quindi ve ne parlerò in futuro. E appunto questo balsamo io a Roma non riesco a trovarlo, spero di riuscire a trovarlo. Fatemi sapere se qualcuno di voi è di Roma e può consigliarmi un supermercato, un posto insomma in cui posso trovare questo qui, che non sia per forza un acqua e sapone, perché l'acqua e sapone non è vicino a casa mia, è abbastanza lontano. Comunque, tornando al balsamo, è veramente fantastico, lascia i capelli super super morbidi, super nutriti. Io lavo i capelli praticamente ogni giorno quando vado al mare, ovviamente se non faccio il bagno al mare non li lavo, però se faccio il bagno al mare li lavo sempre dopo la piscina, dopo il mare, perché comunque col sale rimangono tutti un po' fastidiosi. Anche se a me piace l'effetto post mare, perché poi i miei capelli si arricciano tutti dopo il bagno. Scusate se strizzo gli occhi ma non vedo niente, però mi sembrava cattivo mettere gli occhiali da sole per fare il video, era un po' brutto. E comunque mi piace un sacco l'effetto appunto post mare, però devo dire che con questo balsamo risultano morbidissimi, liscissimi, mi stanno nutrendo anche le punte, che nonostante siano sbiondate dallo shatush dell'anno scorso dal mare, non sono assolutamente né doppie né secche, è fantastico questo prodotto. Passando a un prodotto per la cura del viso, vi devo assolutamente parlare di questo struccante. Questa qui è l'acqua micellare della L'Oreal, tripla attiva soft. Allora, io non utilizzo praticamente mai i prodotti L'Oreal, non mi piace come marca, né per i capelli, né per il viso, né per i trucchi, né per gli smalti. Non è una marca che mi esalta particolarmente. Se mi capita proprio un prodotto che mi colpisce tantissimo, allora lo prendo, se no
cerco sempre di acquistare o più low cost, tipo Essence, Kiko, Catrice, eccetera, oppure punto ogni tanto sugli sfizi, insomma, di MAC, eccetera. Però questo prodotto è ottimo, è veramente fantastico, è uno struccante veramente validissimo, è al pari, se non più valida, dell'acqua micellare di Collistar, che però costa tipo il quadruplo. Questo costa tipo 7 euro al supermercato, sono 200 ml, io l'ho praticamente terminata, non so se la ricomprerò perché volevo provare quella di Venus, che tra l'altro mi ha consigliato anche Giorgia, ciao Gio, che è stata anche qui e mi ha detto di provare quella. E comunque niente, è veramente un prodotto fantastico, strucca benissimo, è super delicata, devo dire che è ottima. E c'è scritto che non va sciacquata, io la sciacquo sempre come tutti gli struccanti. Un prodotto per la cura del corpo è questo Dopo Sole qui di Relastil. Allora, sicuramente l'inci di questo prodotto non è al pari di La Vera o di prodotti, insomma, per il corpo più naturali, però è veramente un ottimo prodotto. Si assorbe, sto perdendo il lessico youtubiano, si assorbe molto molto facilmente, idrata moltissimo la pelle e tra l'altro ha un profumo molto forte, che però è buono, è un profumo di crema solare dolciastro, è buono, che ho notato che funziona benissimo per allontanare gli insetti. Sai, se io metto dopo sole, questa crema sul corpo, specialmente su braccia e gambe, le zanzare non mi pungono, funziona meglio dell'anti zanzare, cioè è una cosa fantastica. Quindi se vi capita di utilizzare questo prodotto e soffrite, insomma, cioè state in una zona in cui ci sono molte zanzare, per esempio qui a Capalbio è un disastro, è pieno di zanzare, questo prodotto è fantastico perché allontana le zanzare meglio dell'off, cioè è veramente fantastico. Ho portato il mio beauty, questo l'avevo dimenticato, su appunto delle mie creme solari, perché vi voglio parlare di cosa sto utilizzando quest'anno, perché sono soddisfatta al 1000% di questi prodotti. Allora, intanto la mia super collaudata crema per il viso della Roche Posay, che tra l'altro io spero di riuscire a terminare perché questa ce l'ho dall'anno scorso, e protezione 30 della linea, questa qui Antelios AC, ed è un fluido matte opacizzante per la pelle oleosa e tendente all'acne, che non è il mio tipo di pelle, però è una protezione solare molto molto delicata, quindi adatta alla mia pelle super sensibile, e poi lascia un effetto opaco e non lucida la pelle. Protegge benissimo, io con questa crema non mi sono mai scottata. C'è un elicottero. È venuto a trovarmi un micino. Ciao briciolini. Briciola sta facendo una gita. Ti prego briciola, non cadere in piscina che non so come salvarlo. Ovviamente mi tuffo per salvarlo, però vorrei evitare che bevesse l'acqua della piscina, ecco. Comunque, appunto, super collaudata crema della Roche Posay, perché è veramente una protezione fantastica, non mi sono mai bruciata con questa protezione, è un ottimo ottimo prodotto e spero appunto di riuscire a terminarlo. Sempre la Roche Posay, quest'anno si è aggiunto lo stick protezione 50, sempre Antelios XL dello stick a protezione ultra potente, protezione 50+, che è appunto il classico stick che si utilizza sul viso, insomma sui nei, sui tatuaggi, sui brufoli, sulle cicatrici, sul contorno occhi, eccetera. Io lo utilizzo sia per il contorno occhi che per i brufoli che mi vengono sul viso che sugli zigomi, perché io mi brucio talmente tanto che dopo aver messo la crema normale protezione 30 faccio due strisciate di questo sugli zigomi, così sono certa di essere protetta al 100%, perché altrimenti mi ustionerei nonostante la crema solare. Io ho veramente una pelle assurda. E invece per quanto riguarda il corpo, ho adorato questa qua. La conoscete sicuramente perché ne parla un sacco di gente, ne parla Lolla, insomma un botto di gente parla di questa crema, ed è questa qui dell'Equilibra Aloe Crema Solare Protezione 30, esistente all'acqua per la pelle delicata con il 20% di aloe vera. Questa qui è quasi finita, sono molto contenta perché non avendo conservanti avevo il terrore di tenerla anche l'anno prossimo perché poi scade, ne manca veramente pochissima, la uso su tutto il corpo, la riapplicavo specialmente all'inizio dell'estate, adesso che sono già abbronzata, che comunque il mio colore già l'ho preso, non la riapplico quando esco, solo sul viso la rimetto quell'altra, oppure un pochino lo stick soltanto sugli zigomi. Questa ormai mi basta, insomma, metterla prima di uscire la mattina sul petto, io mi brucio tantissimo qui sul petto, poi sulla pancia, spalle, le gambe non più, le braccia, eccetera. È veramente un prodotto fantastico, non mi ha mai fatto scottare, si spalma benissimo, ha un buonissimo profumo, si spalma benissimo perché non è né troppo liquida né troppo densa, mi piace veramente un sacco, non lascia la strisciata bianca, rimane un po' un piccio come però ogni crema solare. Un altro elicottero, non so se lo vedete, eccolo. Ciao ragazzi,
parlando di alcuni prodottini make up che sto utilizzando, per quanto riguarda il viso sto adorando la cipria di Benecos. Questo è l'unico prodotto che uso per fare la base quando mi trucco la sera insieme al correttore. È la Natural Compact Powder Mattifying. Briciola vuole distruggere questo video. Questo è nel colore beige, che per me durante l'inverno è troppo scura, mentre adesso è anche quasi chiara, perché comunque io quando mi abbronzo abbastanza. Comunque vabbè, mi piace un sacco questa cipria perché lascia una consistenza fantastica, è super impalpabile, lascia una bellissima sensazione, non è polverosa, è anche un po' coprente, mi piace un sacco, dura tanto, quindi sicuramente riacquisterò per questo inverno la light, perché non ho una cipria invernale, quindi acquisterò la colorazione light, mentre per adesso appunto la sto utilizzando, non riuscirò sicuramente a finirla in 15 giorni che mancano per la fine dell'estate, magari la utilizzerò fino a che non perdo il colore del tutto, però devo dire che mi piace tantissimo, è un'ottima cipria. Un prodotto per il viso, l'unico blush che mi sono portata qui a Capalbio è questo qui della Essence, perché punto non a finirlo però a utilizzarlo un pochino, ed è quello qui che è italiano, quello della collezione Bloom Me Up, ed è il colore 01 Chasing Lazy, ed è un blush in crema, in stick. Non ce n'è tanto di prodotto, ce n'è così, non so se riuscirò a finirlo, però mi piace tantissimo perché lascia un colore a metà tra il fucsia e il pesca, molto carino, molto sfumabile, dura tanto, ha un buon un buon profumino, è un prodotto insomma un po' così passepartout, invece di portare pennelli, io non ho nessun pennello qui con me, ho portato soltanto appunto cose cremose, le matite e questo come blush. Mi piace tantissimo, è un colore molto carino, per cui ve lo consiglio, non so se si trova ancora questa collezione, però insomma se li trovate quelli della Essence in questa confezione, secondo me sono carini, sono versatili. Per quanto riguarda le labbra, intanto sto utilizzando tutte le sere e anche di mattina questo qui che è il Nutrilabbra dell'Erbolario ai 4 burri, perché le labbra mi si stanno seccando tantissimo col caldo che c'è, col vento soprattutto, anche questo è insomma in via di terminazione, ce l'ho anche adesso e ora non sono truccata perché appunto tra poco devo andare al mare, per cui non aveva molto senso truccarmi per il video. È un prodotto fantastico, veramente ottimo, sicuramente per l'inverno lo riacquisterò se lo trovo, perché è un prodotto veramente molto valido. Per quanto riguarda invece proprio trucchi per le labbra, vi parlo di questi due rossetti che però vi ho già fatto vedere tutti e due, che sono il Flat Out Fabulous di MAC, che è questo bellissimo viola super luminoso, bellissimo, mi piace un sacco, cioè luminoso, super pigmentato, che mi piace tantissimo, e il 306 degli Haim di Pupa, che sto utilizzando più del 405 che è il fucsia, che è un rosso rosa, un rosso fragola, un rosso ciliegia, insomma un bellissimo colore. Questo qui tra l'altro tinge le labbra, per cui è bellissimo perché praticamente non se ne va mai, quando lo levate, quando si va completamente via il colore, rimane appunto la tinta sulle labbra, cioè briciola che tanto sta facendo le acrobazie. È veramente un ottimo prodotto. E poi sto utilizzando molto anche questo gloss di H&M con il tappo tutto molto così, molto tropicale, che si chiama Tropical Fuchsia ed è appunto un fucsia bellissimo, è un gloss super pigmentato che dura molto, anche questo tinge leggermente le labbra. E mi piace molto, è veramente tanto carino. Comunque poi vedete tutti quanti i prodotti bene da vicino e mi piace tantissimo, è veramente un ottimo prodotto. E niente ragazzi, quindi ve ne parlerò sicuramente in un altro video delle canzoni e dei film, perché sennò farei un video veramente troppo lungo. Spero tra l'altro di riuscire a rendere visibile questo. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!